non se ne va, non se ne vada, non se ne va, resti qui, no, aiuti. Abbiamo sistemato questa. E quindi? Riparte, adesso, riparte. So, sì, deve ripartire. Ah, ma adesso è pronta per ripartire? Sì, ma non per fare per, andare in via De Blasio al deposito. Giusto? No, 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 si mette in linea. In linea di nuovo? Sì. E questa è quella di ieri che ha avuto problemi di io avanti. Non so ieri che la 70, ormai li conosciamo tutti, la 7104. Lì, linea. Sì, perché ce l'ho segnato. 7104. Cioè, contro l'AMTA. No, no, ecco, eccolo. Lei ha sbagliato, lei ha sbagliato. Ecco qua, è caduto nel tranello. Non è contro l'AMTAB. Non è, è contro chi fa uscire questi mezzi qui, perché se ieri la 7104 si è fermata sempre sulla linea 6, vuol dire che la 7104 ha dei problemi seri. Non contro lei, allora risolva questo problema. C'è un altro autobus fermo. Dove? Lo vuole sapere? Eh sì, dove? Così lei mi insegue. No, non la insegue. Dov'è? Via Giulio Petroni. Via Giulio Petroni, è vicino, possiamo andare. Signori, 7104, giocatelo ambo secco sulla ruota di Bari, perché questa vettura tornerà di prepotenza d'attualità. Se ne sono uscite le marce e quindi l'autista non poteva più ingranare la marcia. Però, guardate un po'. Ci abbiamo tutti in regola, l'estintore con la zocca tenuto per mantenere aperta la porta. La 7104 ha dei problemi seri, quindi vanno riparati. Non potete rimetterla nuovamente in pista. Un passeggero dell'AMTAB? No. Beato no. Lei. Beato lei. Pensi siamo a quelli questi, che oggi. Queste. Cammina lei. Pensa a quelli che oggi dovevano andare a una parte importante e non sono potuti andare. Pensi lei. 90 anni. 90 anni. Buona salute. Allora, 7104-90, terno definitivo sulla ruota di Bari, quinto grado in via Orazio Flacco. In via Orazio Flacco c'è la signora. Signora, lei non vuole essere ripresa faccia. No. E quindi lei cosa ha da dirci? È stata mai su un autobus dell'AMTA? No, è brutto perché ti mentre cammini. Ti lascia ti così. Lasci, sì. Lei si è sentita come la sposa di Celie. Sì. Si è sentita come la sposa di Celie. Sì. Che numero era, se lo ricorda? Era il 2. Il 2, signora, sta assistendo insieme a noi a un momento storico. Il bus sta ripartendo. Come ci ha detto l'operaio, sta ripartendo. Ecco. Voilà! Signora, pure lei sta qui ad aspettare, fuori se non partono, non è tutto fermo. Ma non partono perché c'è una protesta? No, no, non partono perché sono scassati, signora. Questo si è fermato ieri, si è fermato oggi, forse si fermerà domani, perché se non lo mettono a posto in maniera rigorosa, ovviamente. È proprio un servizio al cittadino. Ha detta tutta. Come la pubblicità, sentite lei la pubblicità che mandano in radio sull'AMTAB? Una città in movimento. Lo è sapevo un'ironia. Che le avrei strappato un sorriso, è lo sapevo. Un'ironia. Cioè, che cosa facciamo, mo? Aspettiamo. Niente, deve aspettare che arriva l'altro. Perfetto. Poi aspetta, lei ha tanto ha un tempo da perdere lei. Tanto. Dove doveva andare? Poi soprattutto lei? Quando sì. Si esce da un ospedale. È il massimo della ha un treno che parte. Sì, certo. Partirebbe. Partirebbe la Bari Nord. Partirebbe pure quella partirebbe. Vabbè, in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo.